Allora? No, 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 ora non ti aspettare niente da me. Se vuoi, valla dietro, seguila. Seguila. Va bene. Vedi con i tuoi Grazie. Occhi. Luca. Ehi, Tiago vuole parlare con noi. Sì, sì, arrivo subito. Ma tu non hai... Accidenti! No, Matt, no, sai una cosa, oggi proprio non posso perché devo uscire con... Taccio, sì, quindi sono occupata. Risentiamoci un altro giorno. Ciao, un bacio. Ah, fatto! E così oggi usciamo? Eh? Sì, volevo giusto dirtelo. Stavo, stavo per venire a cercarti. Ah, bene, siete tutti qua. Sì, allora, ci sto cercando. Lo diremo anche a Luca. Dov'è Mark? Non lo so. Neanch'io. Volete forse cambiare gruppo anche voi altri? È proprio della band che dobbiamo parlare. Io devo chiedervi scusa. Lo so che ho sbagliato. E volevo anche chiedervi di farmi cantare con voi. Lo so che ce l'avete con me, però potreste cambiare idea. Pensateci su, d'accordo? Questa storia? No, no, io no, non ne so niente. Ah. E tu che ci fai qui? No, ero venuta a parlare con Linda, ma ora me ne vado. E tu cosa ci fai qui? Ecco, anch'io sono qui per qualcosa del genere, ma lasciamo stare. Come sei entrata? Ecco, il portiere mi ha dato la chiave, mi ha detto che potevo aspettare dentro. E tu come sei entrato? Anche a me il portiere ha dato la chiave, io lo conosco da quando stavo qui da Salvador. Certo. Insieme organizzavamo delle feste da sogno. Sì, e poi mi ha anche dato questa busta da aprire una volta che fossi entrato. Vediamo un po' che cosa c'è dentro. Allora ti lascio fare, io me ne vado. No, aspetta, dopo andiamo via insieme. Vi auguro una bella serata, Linda. Io non c'entro niente con tutta questa storia, no, ti giuro. No, non dire altro, ti credo. Non lo so perché, ma ti credo. Bene. Bene. Hai visto che bella casa? Oh, è stupenda. Quante camere da letto ci sono? Due? Sì, la casa è stata appena ristrutturata. Certo, si vede. Che facciamo adesso? La sai una cosa? Tu hai avuto una grande idea. Complimenti. Andiamo? Sì. Pronto, Feli? Sì, sono Nico, sta a sentire, non aspettarci. Sì, sto bene, non preoccuparti. Sto cenando fuori con Malvina e credo che faremo tardi. Sì, ho voluto avvertirti in modo che tenessi d'occhio e speranza. Per qualunque cosa hai i nostri cellulari. Un bacio, ciao. Molto bene. Feli, ti saluto. Grazie, molto gentile. Facciamo un brindisi? Mm-hmm. Certo. Bene. Allora? Allora, per Esperanza e per la speranza. Andiamo? Sì, come vuoi. No, 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 no. Che c'è? Ecco, mettiamoci lì, c'è anche più luce, no? Va bene, coraggio. Vieni. Guarda che bel tavolo. Come l'hai scoperto questo locale? Qui? Ecco, ne parlavano alla radio, sì. Vado a prendere qualcosa da bere. No, chiamiamo il cameriere. Così facciamo prima. Rama. No, tranquillo, io sto in un bar con Jasmine. Hai visto? L'ho ripresa al laccio. Sì, ma non finirà come la prima volta, no? Voglio prima sondare bene il terreno. Sì, lascialo passare, sta tranquillo. E tu? Che cosa ci fai qua? Ma tu guarda che coincidenza, No, io lavoro qui, te l'avevo anche detto, ricordi? Oh no, forse non avevo registrato, io non ho memoria, senti, sai? Questo vuol dire che hai accettato il mio invito, è così? No, non è contro le regole uscire con una studentessa. Ah, mi mandi tu Margherita a quel tavolo? Grazie. Grazie. A noi due. E alla band? Fino in fondo? D'accordo. Ah! Oh, com'è forte! Ma che hai ordinato? Cos'è quello? Wow! Un anello. L'avranno messo loro. Si hanno sbagliati. No, forse hanno soltanto sbagliato coppa. Era per te quello. Per me? Sì, sì, aspetta, ora vediamo se ti sta. No, no, all'anulare.
Non entra. È troppo piccolo. No, d'accordo, te lo cambierò. No, allora. No, figurati. Ma no, non è meglio che... Non importa, non importa. Mm. Lo metterò alla catenina. Non preoccuparti, d'accordo? Senti, vado al bagno, faccio in un minuto. Sì. Indovina chi è? Cacio tarderà un po' perché credo sia appena rimasto chiuso in bagno. Dai, vieni. No! No, che succederebbe se qualcuno della scuola ti vedesse con una minorenne? Ma io adoro il pericolo, le situazioni rischiose mi affascinano. A te non piace il pericolo? Non quando è eccessivo. Anche se, ripensandoci bene, tu balli. Hai ragione. Aspetta. C'è qualcuno là fuori, mi hanno chiuso dentro. Aprite questa porta. Sì, aspetta, ora prendo l'altra chiave. Grazie, ma fa presto. No, aspetta, io domani mattina devo ballare per il concorso, quindi è meglio che non mi stanchi. Mi stai forse invitando? È così, non è vero? Tu non ne avresti il coraggio. Ma è la verità. Come giù. No? Questa è stata una serata. Sì. Una serata stupenda. Sono stato veramente bene con te. Poi era un sacco di tempo che non riuscivamo a stare un po' da soli. Sì, è stata veramente una bella serata. Ora pensa alla piccola, io vado in bagno e ti raggiungo. Ragazzi, mi sembra di essere tornata a 16 anni. E tu? Che ci fai qui con mia figlia? Piano, piano, Malvina, piano. Dammela, così la sveglierai. Io non la sveglierò, certo, sono sua madre. Ma perché reagisci così? Si può sapere che sta succedendo? Niente, solo che questa donna è in camera mia con mia figlia in braccio ed io non so perché. Ma cosa? È possibile che sia andato due minuti in bagno? Ciao, Franca. Ciao. Che cosa è successo? Niente, domandaglielo. Chiedile che cosa ci faceva in camera mia con nostra allora... figlia. No, l'ho chiamata io, dottore, perché sì. La bambina stasera non ha fatto che piangere. Allora non volevo allarmarla male. Nel caso fosse come niente. Non volevi allarmarmi? Sì. Ti ho detto che potevi chiamarmi quando volevi. Ma così allora che cosa aveva? Aveva freddo, povera piccola. È impossibile, io l'avevo coperta bene. Sì, ma avevi lasciato la finestra aperta. Comunque ora sta bene, non ha niente. Va bene, sicura? Ad sì. Ogni modo ti ringrazio, ma ora potresti piccolo. Lasciarci un momento. Sì, certo. Sì. Grazie. Ciao, bella. Poverina, ha avuto freddo. Aleli, tu è diventata insopportabile. E Bauer ci scoprirà. Aleli, risente solo degli effetti secondari delle pillole. Tutto qui. Ora ascolta bene. Scusa, ma non mi piace quella donna, non la voglio Malvina, in questa non casa. Non esagerare adesso, per favore. È qui perché è un medico e perché può aiutarci. Sì, medico e tante altre cose che non Senti, sappiamo. Senti, è stata una bella serata. Non roviniamo tutto. Sì, siamo stati Allora bene. Lasciamo stare, adesso devo andare a chiederle scusa. Se n'è andata piangendo, ci è rimasta così male, poverina. Ora, non so se è il caso che le parli di una faccenda così delicata, ma... Che c'è? Vede, la dottoressa non può avere figli. Forse è per questo che si è affezionata a Esperanza. A sua figlia, intendo. Certo. Non sparga sale sulla sua ferita, la prego. No. Nico, posso dirti una cosa? Mm-hmm. No, ti ripeto che ieri sera qualcuno mi ha chiuso apposta dentro quel maledetto bagno. Senti, niente scuse, allora la gitana c'è stata o no? Se ti faccio vedere questo, rispondo alla tua domanda. Ci metto solo un secondo. Non ti preoccupare. Allora ci avete pensato? Sono ancora dei vostri oppure no? Facci un altro scherzo e ti butto giù dal palco, è chiaro? Mm. Bene, adesso andiamo, faremo tanti. La dotazione è quella di un asino. Cacio! un grande. A proposito, va ancora avanti la telenovela tra Taccio l'asino e Matti il biscino. E tu allora? Con Tiago e Simon? Non è lo stesso, io dico di sì. Ciao. Ma cos'è questa cattiveria? Una vera amica non mi avrebbe mai risposto così. Io l'avrei picchiata. Questo le ha detto. Ma ascolta, non può essere se io non ho mai fatto male a una mosca. Sì, lo so, per questo ho voluto parlare con te. Ultimamente Aleli è così strana, non la sì, riconosco. Sì, sono d'accordo con te. Lei pensa no, davvero non che ho mai potrei... pensato... Feli, lei io sono sicuro... Lei ormai mi conosce, Feli, io favore, non potrei mai parlare. Credimi, io lo so quello nessuno. Che stai passando. Ma che mai sì, tesoro, che c'è? Di questa storia io non so niente, ma ultimamente Aleli è davvero strana. Me ne sono accorto. Adesso ascolta, è davvero strana, ma ha anche un motivo per esserlo. Io non ho dubbi sul tuo comportamento e sappi che hai tutta la mia fiducia. Sì, grazie. Adesso torna pure al tuo lavoro, d'accordo?
Ciao, tesoro. Non mi toccare. L'hai sgridata? Ah, io oggi non andrò a scuola. Che c'è? Niente. Dimmelo tu. Ascolta, per oggi va bene, salta pure la scuola. Anch'io non andrò al lavoro, così ci faremo una passeggiata insieme. Da soli? Da soli noi due. Mi cambio? Forse è meglio uscire in pigiama, non sarebbe molto elegante. Ora mi cambio anch'io, d'accordo? Sì. Mi vuoi elegante? Sì. Più di così? Sì. D'accordo. Ciao. Fammi vedere che cosa hai comprato. No, di è bello. Il look dei Teen Angel per il concorso. Avrei usato la naftalina, giusto? No. Ma sei matta? In quel teatro ci sono delle tarme talmente grosse che si mangiano qualunque cosa. Corri subito ai ripari o si rovinerà tutto quanto. Allora, vogliamo andare, ragazze? Sì, veniamo subito, eh. È assurdo. Senza naftalina rischiamo di ritrovarsi nudi. Perché non vai a comprarla? Restiamo noi tutti. Coraggio! Sì, sì. Allora, grazie. Ma figurati. A presto. Bisturi, grazie. Sì, dottore, ma non vorrei perdere di nuovo la voce. Ci saranno anche Mara e Tiago. E io non so che fare. Hai recuperato la voce? Sì, ero giusto venuto a dirlo a te, Fi. E anche a te adesso avrei qualcosa da dire. Tiago, tutto bene? No. No, sono un idiota. Voi due dovete stare insieme. È giusto così. Ma bravo. Mar. Sì? Buongiorno. Vedo che hai recuperato la voce. Ma poi hai perso la testa. Che facevi? No, facevo solo pratica. Pratica? Per cosa? Lo sai che partecipo al concorso? Sì. Comunque lascia che ti dica che noi vi faremo a pezzi. Non avete speranze. Non contarci. Ragazzi, scusate. Ci aspetta Nico. Guarda che non stavamo facendo niente. Ehi, allora, quanto tempo vi ci vuole? Su, andiamo! Ehi, ti serve niente? No, ma in futuro chi può saperlo? Allora andiamo, certo, a trovare. Stiamo aspettando te. Ciao, Tiago. Ci vediamo, eh? Ehi, togliti il rossetto e andiamo. Certo. Tu non credi che mi abbia picchiato? Ma no, non è che non ti creda. Te l'ho già detto. Vedrai che chiariremo questa faccenda. Adesso però... Ma è la verità! Tesoro, ma forse ti ha solo strattonato. Io ti ho sempre creduto, ma adesso pensiamo a noi due. Oggi dobbiamo divertirci, d'accordo? Ma quale divertimento? Qui sono tutti così seri. Gente molto seria. Guarda quante ragazze. Ehi, dicevo solo così per dire, lo sai, no? Sì. Stai cercando qualcuno? No, no, hai presente il tavolo dove ci si iscrive? Io non credo. Credo che sia quello. No, sbagliato, è quello. E adesso ci penserò io, ragazzi. No, sì, ancora, sì. Io la principessa. Salve, siamo i Teen Angels. Sono stupendi questi stivali. Bene, sei contenta? Bellissimo. Tra l'altro è stato un piacere comprarteli e poi ti stanno anche molto bene. Grazie. Oh, di niente. Ora vado ad avvisare che siamo arrivati. Certo, certo. Fai ci entrare i ragazzi? Qui? D'accordo. Mi dica? Chiedo scusa, è lì che ci si iscrive? Sì. Grazie. Prego. Grazie. Oh, mi scusi, non l'avevo vista, le ho fatto male. No, no, non è niente. Ma io la conosco. Se tu mi conosci, non lo so, può darsi. Io soffro di amnesie. Dov'è che potresti avermi vista? No, io credo... Credo sei di sicura? No. No, mi scusi, devo essermi sbagliata. Salve. Buongiorno. Come va? Io sono della Fondazione ADAS. Credo che abbiamo telefonato ieri. Ah, bene. È qui che ci si iscrive, vero? Sì. Grazie. Con permesso. Nico, che c'è? Gli stivali di Siena. No, aspetta. Guarda, tesoro, tesoro, vieni qui. Non può essere lei. Quelli lo sai che stivali. Non può essere lei. Ascolta, te lo chiedo per favore. Aiutami Nico. A compilare questo modulo, d'accordo? Dai, ti prego, per favore. Ehi, aspetta, Nico. Ah, grazie. Di nulla, bellezza.